Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento, ecco, questo è il percorso che ci porta verso la cella numero 1, la cella di Padre Pio. Ecco, noi stiamo andando verso la cella perché vogliamo raccontarvi qualcosa di particolare, importante, suggestivo, emozionante che è accaduto in quella cella. Ce lo racconta il suo assistente, Padre Eusebio Notte, che ha scritto questo libro, Briciole di storia, un libro che non è in vendita proprio perché è un regalo che padre Eusebio fece a tutti coloro che parteciparono al suo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale. E lui ha raccontato tanti piccoli aneddoti, racconti, come quella sera che il confessore di padre Pio, racconta padre Eusebio, si era ammalato e non poteva confessarlo. E quella sera fu proprio Padre Pio che gli disse improvvisamente, con voce sommessa, scrive Padre Eusebio, figlio mio, mi devo confessare. Proprio in quei giorni, racconta, il confessore ufficiale era caduto malato, quindi era stato necessario anche il ricovero in casa sollievo. Eppure il padre, con tanta umiltà, si era rivolto a me per essere confessato, che era il suo assistente, no? Dopo qualche attimo di esitazione e di spavento risposi: chi, padre? Da me? E me ne stavo scappando dalla camera. In quegli attimi pensavo tra me: confessare un santo di peccati grossi certamente non me ne porta e sarebbe meglio se me li portasse invece di sottopormi a qualche problema di ascetico mistica. Ma arrivato all'uscio della porta, sento il mio dolcissimo padre spirituale che sommessamente ancora mi chiama. Insomma, con questa espressione, Confiteor Deo Onnipotenti. Cioè, aveva dato inizio alla confessione. E allora, ricorda padre Eusebio, da notare che a quei tempi le preghiere sacramentali si recitavano tutte in latino, quindi padre Eusebio è dovuto tornare verso padre Pio e ha cominciato la confessione. Fui costretto a fermarmi, tornare indietro. Lui era seduto sulla poltrona e io mi accostai a lui, in piedi, con le mani giunte, ascoltai la sua confessione. Il penitente, scrive padre Eusebio, sembravo io, sudavo, tremavo, ma seguivo con attenzione quello che il padre mi diceva. Anche se si tratta della confessione di un santo, cioè fatta di niente, è sempre segreta, racconta padre Eusebio. Quello che però che mi ha colpito e mi ha tolto veramente il respiro non fu qualche problema mistico, come io temevo, ma la conclusione. Cioè, terminata l'accusa dei peccati, padre Pio scoppia in un pianto dirotto e comincia a singhiozzare. Questo mi ha lasciato scioccato, racconta padre Eusebio. Non sapevo neppure io che cosa fare. Da uomo normale, secondo la logica umana, il pianto doveva indicare che uno l'aveva fatta grossa, ma in quel caso non vedevo nessun nesso tra i peccati che il padre mi aveva detto e quel pianto sconsolato. E allora padre Pio ha notato l'imbarazzo di padre Eusebio e subito gli ha detto: figlio mio, tu pure pensi che il peccato sia la trasgressione di una legge? No, figlio mio, il peccato è il tradimento dell'amore. Che ha fatto il Signore per me? E che faccio io per lui? Gli disse padre Pio. Che faceva per lui? Racconta padre Eusebio. Gli aveva dato la vita, gli aveva dato il sangue ed era ancora insoddisfatto. Questo è il metro dell'amore riservato ai santi. Allora, racconta padre Eusebio, non mi restò che prendere la sua testa tra le mani, accostarla al mio petto. Lui non si scostò né fece resistenza, ma cercava quasi un vero e proprio conforto da me, povero peccatore, che l'amore del Signore l'aveva messo sotto i piedi chissà quante volte, diceva di sé padre Eusebio. Mi feci coraggio e quasi balbettando gli dissi: coraggio, padre mio, non pianga. Quella misericordia che lei ogni giorno dà agli altri, in questo momento il Signore la dà a lei e gliela dà in abbondanza. Parole di fede, racconta padre Eusebio, ma dette con il cuore, che fecero il miracolo. Infatti il padre tornò sereno, centellinando le parole gli diedi l'assoluzione e poi lui pronunziò quella frase che fa parte del gergo cappuccino, quindi significa grazie. Con tanta gratitudine, cercando di baciarmi la mano, disse: padre Eusebio, sia per l'amor di Dio, come se volesse dire: quello che mi hai fatto, la soluzione che mi hai dato e il resto, sia tutto ad onore di Dio
e per il suo amore.